Buongiorno cucciolini, come state? È domenica, Vanessa e Anastasia stanno ancora dormendo e a noi è arrivato un pacco molto misterioso. Guardate un po' qua. Guardate un po'. Scrivetemi nei commenti, secondo voi, chi ci manda questo pacco? E aspettiamo che si svegliano Vanessa e Anastasia per scoprirlo insieme. Vi dico solo una piccolissima cosa, che è un regalo wow! Scrivetemi nei commenti, secondo voi, chi sono? Cucciolini, una bimba si è svegliata, ma guardate un po' cosa sta facendo. Allora, buongiorno. Ciao. Ah, abbiamo riattivato il nostro Super Mac qui e siamo già all'attacco su Roblox. Vediamo un po' cosa stai facendo. Dove... Sto con il mio animale. Sì. Sto volando. Come faccio a volare in alto? Ah, amore, c'è la batteria del mouse un po' scarica, te la devo caricare tra poco. Ok, ma come faccio? Come fai a volare in alto? Sì, perché ma io non sono capace a giocare. No, per volare proprio in alto. Per volare, insomma. Vedi? In alto, in basso. Vedi? Vedi, sto volando. No, stai andando indietro, amore. Non stai volando. Però non lo so, vedi, dobbiamo vedi, studiare vedi, come vedi, si usa la tastiera. Guarda, non sono in basso. Ah, sei in cielo, stai volando. E quindi? Qual è il problema? Solo che sei ferma. Solo una cosa, che lui puzza. Non devo lavare a casa mia. Perché puzza? Perché alcune volte posso anche puzzare. Come e fai a dire che puzza? Guarda, non vedi. Dagli odori, da quelle cose lì? Sì, non vedi qua il coso. Ah. Va bene. Dovrei andare a casa. Che, eccola, è là la mia dov'è casa. Dov'è la tua casa? Qua, la vedi casa. Ah, dove c'è scritto casa. Quindi dovrei andare perché il mio animale ha un po' di problemi. Oggi dovrei portarlo all'ospedale. Cioè, a fargli una lavatina in ospedale, non gliela puoi fare tu? Come faccio a scendere? Ecco, il tasto in giù. Guarda. Anastasia. Quale? Giù. No. Come no? No. No? No. Niente, rimani in cielo per sempre. No! Ah, sì. Ma no. Sei sul tetto della casa. No, ce l'ho fatta. Devo schiacciare il pulsante subito. Devi continuare a schiacciare finché non plana piano piano. Tu lo vuoi atterrare di colpo, poverino. Come faccio? Ah, lo prendo. Guarda, lo prendi. Ok, adesso. Oddio, che carino, l'hai preso in braccio. Ah, non puzza più. Cioè, non lo so. Adesso dorme, non puzza più. Hai visto? Se io puzza qua. Solo in cielo, amore. Guarda, se schiaccio qua. Ma questo animale l'ho rubato a Vanessa. L'hai rubato a Vanessa? Come hai fatto a rubarglielo? Lei una volta stava, credo, dormendo. Guarda, non mi sono andata su, preso il telefono. Sono entrata su Roblox e lì l'ho rubato. Guarda. Ma guarda che sei tremenda. Però sono malissa. Cucciolini, non ditelo a Vanessa che ha fatto questa cosa, se no litigano. Va bene, amore, allora facciamo perché una cosa. Lei potevo usare, adesso non più. Adesso ascoltami, facciamo una cosa. Di Vanessa, però l'ho rubato. Beh. Sì, no, mi piace, ma non mi piace che gliel'abbia rubato a Vanessa, perché se se ne accorge sono guai. Adesso io finisco di preparare il pranzo. Si chiama Sole. E poi oggi registriamo un video su Roblox, va bene? Sì. Dai, decidi quale? È giovane. Chi? Lui, Sole. Sole si chiama? Sì, però... Ma che cos'è? Un orsacchiotto? Sì. È giovane, sì. Dobbiamo farlo diventare grande? Sì. Ok, poi pensiamo a quale video fare su Roblox, Ragazzi, ditemi quale video vi piacerebbe che io registro. Scrivetelo nei commenti. Intanto vado a giocare, che questo già dorme, lo devo vedere. Buongiorno, amore. Vorrei andare a seminare quelle piantine che avete portato da scuola. Giù in giardino, nei vasi. Ma mi manca la terra. Mi accompagni a comprare la terra? Ok. Ok? Signorina, vieni con noi? No. C'è niente da ridere, Vieni con noi? Perché? Andiamo io e te. Andiamo io e lei? E poi tu ci aiuti però a seminare la piantina? Per quale motivo? Devi fare matematica? Qual è il motivo allora? Guardare il cellulare. Te lo faccio sparire, semino anche il cellulare insieme ai fiori nella pianta. Staccati. Siamo pronte? Quindi vieni anche tu con noi? Sì. E poi ci aiuti a piantare le piantine? Sì. Tu metti il basilico? Sì. Siamo andate e siamo già tornate, abbiamo trovato tutto. Adesso prendiamo le piantine, un sacchetto. No, le piantine sono qua. Ah, quelle? Queste, e quelle volevi piantare? No, quelle, le semini. I semini, sì, abbiamo preso anche i semini. Dai, prendiamo dei sacchetti e le piantine andiamo fuori. Anastasia, con questa dobbiamo togliere la terra vecchia. La buttiamo nel sacchetto e poi mettiamo quella nuova. Ok. Sì, attenta a non farti male. Ah, proprio così, fantastico. Wow, aiuta Anastasia, apri il sacchetto. Bravissime. Ok. Faccio io.
Fai tu? Sì. Va bene, vai. Ragazzi, abbiamo tolto la terra. No, ferma! Fai così. Ferma! Fai così. Prendi il bambino. Ani, tienilo da su, prendilo da su. Abbiamo fatto un disastro. Ok, ci siamo. Metti un pochino di terra. Mettine uno strato qua. Ragazzi, è faticosissimo. Ok, uno strato di terra fresca e nuova messa. Adesso, Anastasia, prendi le piantine. Prendine tre. Una. Ok, adesso devi riuscire, mettile per terra, devi riuscire a tirar su tutta la piantina con tutta la terra, dai, non è difficile. Che senso? È facilissimo, così. Mettila qui, fagli un buchino, vai. Cosa devo fare? E tu l'altra. Ok, e l'ultima. Ok, tira, piano piano la sollevi e lei viene. Ok. Benissimo, adesso coprite ancora un po' e mettiamo ancora un po' di terra, ok? E qua. Brava, Vane. Mamma, io non ho fatto niente. La prossima la fai tu, amore. Guarda, devi piantare il basilico e l'altra piantina, quella gialla. Questa e il basilico. E la fai tutta tu da sola, ok? Sì. Allora, intanto... Quando? Lanci sassi. Pieno di ragnetti. Avevo un ragnetto. Un po' di acqua. No, puoi cominciare a mettere un po' di terra qua, nel tuo vaso. Sul braccio che mi camminava. Brava Vanessina. Ani, in questo dobbiamo mettere i semini, dell'anguria, ci siamo dimenticati, anche della carotina. Facciamo un solo semino, due al massimo, ok? Vanessina ha quasi finito, dobbiamo solo aggiungere un pochino d'acqua. Io ne metterei veramente poca, ma perché la sento già umida. Che belline che sono, vero amore? Bravissima, Vane. Ani, tocca a te. Sì, Anastasia, devi iniziare a mettere un po' di terra nel vaso. Ma dai la bacchetta. Vane, mi dai la bacchetta? No, ma no, adesso non serve. La bacchetta magica o la paletta? La paletta. Ok, prima piantina messa. Dove? Vanessa, un solo semino. Dove? Uno solo, amore, sì. Dove? Dove ho fatto il buchino. Ok. Il tuo era un seme grosso. Proviamo. Sono 24. Sono semi piccolissimi. Il tuo era grande, sembrava un girasole. No, basta. Ok, adesso il basilico. Acqua. Io vado un attimo dentro e poi vengo a vedere l'ultimo vaso, ok? Dai. Arrivo subito. A few moments later. Dov'è il basilico? Dove hai messo il basilico? È sotto, mamma. Ma come sotto, Anastasia? Lo sistemo io. Adesso sì che abbiamo proprio fatto un bellissimo lavoro. E qui cosa abbiamo piantato, Vane? Allora, mi sembra che l'anguria è lì. Quella in mezzo? Sì. Ora le carote e... E anche qui una carotina, questa. Ok, benissimo. Adesso, ragazze, vi devo dire una cosa. Una cosa. C'è un regalino per voi. C'è una sorpresa per voi. Siete pronte? State qui, Non venite dentro. Chi viene dentro perde la sorpresa, ok? Ok, ragazzi, è arrivato il momento di far vedere a Vanessa e Anastasia il regalo. Andiamo un attimo a portarglielo. Ragazze, sì. Allora, intanto vi volevo precisare una cosa. Che questo regalo non ve l'ho fatto io e soprattutto non mi aspettavo che arrivasse, ma assolutamente, e sono rimasta veramente 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 contenta. Vediamo un po', provate, non vi avvicinate, che cos'è? Tanto non vi faccio vedere. 300.000 cellulari nella tuta gola. Anastasia è matta. Allora, che belle mani. No, devi andare a lavare le mani, Provate soltanto a immaginare chi possa avercelo mandato e che cosa può essere. Il signoressa. No. A parte quello. Non lo so. Minnevatti ce l'hanno mandato? No. Edizione? Quasi? Edizione? Quasi? Quasi Minnevatti. No. Insieme? No. Ok, no. Va bene, allora facciamo una cosa. Anastasia, si rompe. No.
Niente, me l'ha rubato. Cos'è? Okay. C'è un cellulare che l'ha tutta notte. Giralo al contrario e leggete sulla etichetta che cosa c'è scritto. Ah, salve Giorgia! Sì! No, sì! Ma Vanessa, vai a lavarti le mani, no. Sennò lo sporchiamo. Aspetta Vanessa, prima di aprirlo, ok? Lo leggiamo stasera. Certo. Ho detto aspetta Vanessa, io ho portato la forbice. Dai. Aspetta Vanessa. No, l'ho portata. Ci sei? No, ho portato la forbice, lei è arrivata col coltello. Siete contente? Ancora non sappiamo che cosa c'è esattamente dentro, no, ma... io so solo che c'è il libro. Ci sarà il libro sicuramente. Poi magari c'è anche qualcos'altro, non lo so. Sì, credo di sì. C'è la forbice, ragazze. Piano piano, non fatevi male che siete troppo eccitate. Vediamo un po' piano piano che cosa c'è dentro. Piano! Oh, cos'è? Che bello! Allora, piano perché non si muove. Oh! Wow! Ciao, aspetta. Vediamo. Wow! Salve Giorgia. Bellissima la scatola, ricorda un po' la nostra, quella delle unghie, vero? Allora, vediamo. Salve Giorgia, wow! Bellissimi, che carini. Anche il fiocchetto, ma dai. Ma sai che mi ricorda veramente la nostra scatola delle unghie? Vero? Sì. Come sono emozionate le mie bimbe. Wow! Allora. Salve Giorgia, wow, mamma Cinzia. Tic tac, tic tac. Wow! Ah, wow! Vanessa Anastasia. Fermo, Vanessa. Non sei più capace a leggere? Vanessa Anastasia. Se è vero che ogni libro è un viaggio, mettetevi comode. Buona lettura, salvo Cinzia e Giorgia. Ma grazie. Ma che carini che sono. Bellissimo. No. Cosa c'è? Cosa sono? Guarda che ce ne sono una posta. Ma ciupa ciupa. Sono dei lecca lecca. No, ma sono meravigliosi. No, bellissimo questo libro. Andate a comprarlo, cucciolini, perché veramente è ricco di sorprese. Ma dai. No, che cazzo. Io invece voglio vedere il libro. Io voglio vedere che colore. Allora, questa arancione. Buono, ragazzi, adesso ci ammazziamo di carabelle oggi. Vediamo, buono. Me ne offrite uno? Se uno è anche per me. Sì, sicuramente. Rosso, arancione, sì. Verde. No, è buonissimo. Veramente? Dove vai? Dove scappa? Questo è mio. Verde, mio colore preferito. Ma il verde, io voglio il verde. No, ma che meraviglia è? Belli, bellissimi. Ma ho trovato un'altra. Dai. Ma siete... No, veramente, ma è magica questa. Salve Giorgia, mi sei ristretto papà. Che bello. No, bellissimo. Uno dei miei film preferiti era Mi si è ristretto il figlio, quello del bambino che diventava piccino. Fantastico il titolo. Ma non l'hai ancora assaggiato. Ma mangiatelo. Vediamo un attimino anche il libro, dai, fammi vedere. Mi facciamo spoilerare, ma una pagina. Proprio la legge qua. Giusto. Di Babbo Salvo. Di Babbo Salvo rimaneva soltanto il cappello appoggiato di fianco a un misterioso microscopio. Ecco a cosa stavo lavorando in gran segreto da giorni. Ma cosa ne era stato di lui adesso? E quindi lo scopriremo. Fammi vedere perché non me l'hai ancora fatto vedere. No, è bellissimo. Mi si è ristretto papà. È bello bello, guardate gli sticker. Bellissimi, grazie. Una sola pagina. Ma dai, una sfogliatina veloce, fammi vedere. Voglio vedere. No, vedere. Mi sa che è il libro più bello che abbiamo mai avuto, no, vero? Tre. Oddio. Ma voglio vedere anch'io, una scusate. Pagina. Una sola pagina, è caduto un poster. Il poster di Giorgina. Vediamo una pagina, dai, fammela vedere. Mi si è ristretto papà. No, che bello. Dai, che carino. Benvenuti a Giorgia Land. Giorgia Land. Sì, è giusto. Il gazzettino di Giorgia Land. E il gazzettino di Giorgia. Il gazzettino è un giornale. Di Giorgia Land. Sì. Aspetta che lo assaggio. Che buono. Vero. Ma è ripieno. Quella c'è. Due.
Uno. Eccolo là. Ok, va bene. Allora, com'è questo libro quindi? Super? Wow! Esatto! Anche questa sorpresa è wow, ma veramente tanto. Contente, bimbe? La mamma. Ringraziamo ancora chi? Salvo e Giorgia e Cinzia. E mamma Cinzia. Certo, ragazze, non bisogna dimenticarsi delle mamme, Ok. Uno, due, tre. Allora, cuccioline, dobbiamo fare un po' di ordine perché qua ci sono tutte le Cosa è successo? Un insetto. Un insetto, amore? Ti appunto? Sì. Tutto bene? No. Benissimo. Lo leggo stasera? Sì, forse con lei. Tutto. Va bene. Oh, però lo leggiamo insieme. Una pagina lei, poi io lei. Va bene. Ma ragazzi, ricordatevi anche di acquistare le nostre unghie su www.vanityglow.shop. Ma mi raccomando anche questo fantastico libro che è super divertente. E abbonatevi al nostro canale. Ciao! Tantissimo amore! Ciao! Oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze. Io mi sono addormentata, è tardissimo, ma vedo che anche voi state facendo una fatica immane per svegliarvi. Quindi dobbiamo alzarci. Ani, dai amore, è tardissimo, veramente. Dobbiamo alzarci, Sono già quasi le 8. Vane? Vanessina? Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Oggi è il primo giorno di scuola di Vanessa e Anastasia dopo la nostra vacanza. Ahimè, è finita. Ma ne stiamo programmando già un'altra perché io voglio tornare in crociera. Tutto bello, tutto servito, tutto riverito, finalmente un po' di pace, di relax. Ma niente, siamo tornati alla nostra solita routine e vediamo come è andato oggi il primo giorno di Vanessa e Anastasia. Ciao bimbe, bentornate! Com'è andato il primo giorno di scuola, Vanessa? Bene? Ti ha interrogato? Dopo le vacanze, come non è il primo giorno? Sono stati in vacanza 10 giorni, tra Pasqua e... No, in effetti sei tornata 3 giorni. Tutto bene? Ti ha interrogato di storia? Com'è andata? Tutto bene? Sì. Bene. E la signorina qua? Ciao amore, tanta fame. Com'è andato? Bene. Ti ha dato le schede la maestra da fare? Per domani? O no? Ce l'ha attaccata sul quaderno. Ma le dobbiamo fare per domani? Ne facciamo qualcuna però, così ci portiamo avanti, sennò questo fine... a scuola, Ora arrivo. Ah, ce le hai a scuola, allora ce le dobbiamo fare tutti questo fine settimana? Sì. Va bene, dai. A dopo. Amo. Ma devi andare a catechismo? Sì. Ma mi ero dimenticata. Niente, allora tu vai a catechismo, io vado a fare la spesa e Anastasia è rimasta a casa con papà. Ti vengo a prendere alle 6, va bene? Sì. Poi devi studiare il mondo. Speravo che oggi non ci fosse catechismo e tu avessi più tempo. Cosa vuoi fare? Dimmelo, geografia? Scienze. Vuoi studiare scienze? Va bene scienze che sono tantissime pagine. Buona lezione. Grazie. Ciao. In attesa che esce Vanessina da catechismo, abbiamo portato fuori Gasper che oggi è una bellissima giornata e gli diamo una bella pettinata al nostro gattone. Com'è andata a scuola, amore? Voglio scappare. Com'è andata a scuola? Tutto bene? Sì. Mm? Finalmente un po' d'aria, Gasper, però non andare troppo lontano, Perché noi ragazzi dovete sapere che non lo facciamo uscire il nostro gatto, perché no, perché è un gatto d'appartamento e non ci fidiamo farlo uscire. Guardate. E quindi ogni tanto lo portiamo fuori, ma siamo in allerta che non scappi. Ma lui è bravo, tranquillo. Ok amore, siamo rientrati e dobbiamo andare a prendere Vanessina a scuola. Sì, sì. Senti, ma non è che le maestre hanno scritto qualcosa sul diario, una qualche comunicazione o qualche compito che devi recuperare? Me lo vai a prendere così verifico? Non voglio. Vabbè, non è che è molto difficile andare a prendere il diario, eh? Vabbè, andiamo a prendere Vanessa e poi vediamo cosa c'è, va bene? Uccelli. Voli dagli uccelli, wow, mamma mia che volo, hai spiccato il volo. Ti senti un uccellino? Guarda. Senti i cani, vieni, spostati. Per un'ora. Per un'ora, dai, vediamo. Questo è un secondo, neanche, amore. Andiamo, amore, che esce la Vane. Sono le 5, poi magari ci fanno aspettare un quarto d'ora. Però noi ci proviamo ad arrivare in tempo. Ogni volta. Ciao, dai, raccontami cosa hai fatto oggi a scuola. Ti ha fatto recuperare qualcosa la maestra? Qualche scheda? Forse, sì. Forse ho fatto tutto, lo sai. Ma li hai attaccati sul anche sul... rosso. Le hai attaccate sul quaderno rosso? Sì, quello... Ma li hai fatti in classe? Che sì, stamattina posso dire la filastrocca? Sì. Filastrocca?
proprio bella. Ve la dico con una tabella. Se hai una sola caramella e te le danno altre 5, 6 caramelle in tutto fanno, te le mangi gelosamente e l'addizione tieni in mente. Ma bravissima! Però mangiarla, 5 caramelle, fa venire le carie nei denti. Una più 6 fa fa. Cioè, tu ne metti 5 e 6. E quanti anni ho io? 6. Esatto, come le caramelle. 6. Tipo se sono 5 più 1 fa 6. Sì, o in contrario, però la stessa cosa, tipo 1 più 5 fa 6. Certo, stessa cosa. Esatto. Tipo 7 più 2, cioè un numero. Quanto fa? Per esempio, quanto fa 7 più 2? Dopo il 7 cosa c'è? Dai, dopo il 7 cosa c'è? 7 più 2 fa 9. Ah, brava! Allora, l'incontrare è la stessa cosa. Bravissima. Adesso aspettiamo un attimo che ci investono, eh? Guarda, amore. Guarda che adesso devi metterti veramente subito a studiare. Cosa avete fatto, amo? Vi state preparando per la comunione? Sì? Ma le preghiere ve le chiedono ogni tanto? Tu le hai imparate tutte a memoria. Va bene, andiamo a casa a studiare. Uff, che noia questa settimana. Non vedo l'ora che finisce. È iniziata oggi e non vedo l'ora che finisce. Soprattutto venerdì sarà pesantissimo. E poi vai ai pop. Sei contenta di andare ai pop? Che hai saltato 3 lezioni, mannaggia. Ma perché ti ciucci la maglietta? L'hai bucata, fa vedere. Ma perché? L'ho già bucata, quando ancora non l'avevo masticata. Ma perché la mastichi? No, non l'avevo masticata ancora, era già rotta. Tu rimani fuori? In giardino? Guarda che non devi uscire dal giardino, lo sai, vero? Sì. Lo sai, vero? Sì. Ani, però cerca di... Sì, dai, vai. Vediamo un po'. Oddio. Ma si fa così? Ma sei sicura? Sì. Vabbè. No, no, non farla più. No, amore, lascia stare. Ho visto, brava. Vabbè. Sì, Ani, va bene così, fidati. Bravissima, amore, bravissima. Vanessa, sei già, vero? Eh? Va, ne andiamo, dai. Vai a prendere il diario che guardo, dai. No, guardo io. Vabbè, posso guardare anch'io, eh? No. Vabbè, ecco, ha parlato anche lui. Vabbè, però non sbagliare pagina, mi raccomando, guarda che sono tante. Che punto sei? Cosa stai facendo? Sto facendo il mio disegno. Stai facendo lo schema? Stai facendo lo schema? Dov'è il diario? Questo. Ma perché stai facendo l'albero? Ma scusa, ma Vane, ma per tanto così studiamo direttamente da lì. Ti piace? Vanessa, ascoltami bene. Sono 5 pagine. Non perdere tempo, perché sono le 7:30 di sera. No, ma prendo adesso, faccio questo. No, ma poi prendo tutto dalle altre pagine. Non è che su mappe c'è. Prova a vedere, magari su mappe c'è. Hai trovato mappe? Ma è quello? Ci sono le pagine indicate del libro? Sì, ma guarda. Cioè, sul libro non c'è scritto se su mappe lo trovi? Sì, vabbè. Gasper. Allora. Le piante respirano. Tu prima magari dai un'occhiata a quello che c'è sul libro e guarda se è la stessa cosa. Ce lo dici? Sembra. A cosa ridi? Vediamo se all'inizio... Senti, ma Vane, ma non è che sul diario avete scritto qualcosa? No. No? No? No. Controllo? No. Fa vedere, dov'è? No. Vabbè, ma posso controllare? No. Perché non posso controllare? Perché no? Tanto ti dico che non c'è. Sei sicura? Io controllo. No! Io controllo. Dai. C'è qualcosa che devo sapere? No. Sei sicura? No. La maestra ha detto di non fare vedere alle mamme il diario. Sicuro, guarda. Tanto li registro. Sicuro la maestra? Domani glielo chiedo alla maestra, eh? Allora, ho scoperto che nel quaderno di Anastasia ci sono tutte le schede di italiano da recuperare, compresa la filastrocca da studiare per domani. E lei dov'è? Anastasia! Vieni un attimo. Vieni dentro perché c'è la filastrocca da studiare e hai le schede nel quaderno. Sì, Ani. Sì, è per domani. Sì. Dai, vieni dentro.
Hai ragione, per venerdì, però hai tutte le schede da recuperare. Recuperiamo un po' di schede, anche Vanessa sta facendo i compiti, eh. Tu eri fuori a giocare e sono quasi le 8 e avevi un sacco di schede da recuperare. Ascolta, ma non te lo ricordavi che avevi le schede? Io quando sono uscita da scuola te l'ho chiesto e tu mi hai detto che le avevi a scuola. Eh sì, sei furba, eh. È quello rosso. Sei furba. No, quello rosso ce l'ho a scuola. E già finito. Ho capito, ma tutte sti compiti. Cos'è? Ani, ma secondo te, perché Vanessa non vuole farmi vedere il diario, però non ti farei sentire? Eh? Secondo me perché di solito non ha mai avuto una nota. Non ha mai avuto una nota? No, mamma, secondo me è infatti per quello. Effettivamente lei mi ha mai negato di guardare il diario, solo che stasera non me lo vuole fare prendere. E quindi c'è qualcosa che non mi torna. Tu hai notato qualcosa a scuola di strano? Oggi magari l'hai incrociata? No. No? E niente, dobbiamo fare in modo di capire che cosa è successo. Magari quando riusciamo, di nascosto le prendiamo il diario e vediamo se è successo qualcosa, ok? Tu adesso finisci di fare i compiti che è tardi, va bene? Sì. Ah, Vane, dove vai col diario? Voglio controllare che cosa c'è da fare per domani. Va bene. E c'hai sul diario? Sì. Le materie? Controllo con te? No. Eh? No. Ti aiuto a fare lo zaino? Di solito vuoi che ti aiuto a fare lo zaino? No. Vabbè, ho finito. Vado a farmi la doccia. Brava, vai a farti la doccia. Anastasia, anche tu ti devi fare la doccia tra poco, eh? Ani, ha lasciato il diario. Ha lasciato il diario lì. Cosa facciamo? Lo guardiamo? Eh? Vai, corri. Dai, prendilo. L'hai preso. Dov'è che scrivono di solito se uno prende la nota? In fondo? Io non lo so, non avete mai preso una nota in vita vostra? Dai. Vai veloce, perché secondo me adesso... Cosa? Avis? Lo sapevo! Non ha portato il libro... Di matematica e il quaderno. Lo sapevo! Qua c'è la firma della maestra e qua devo firmare io. Lo sapevo. Adesso, hai visto? Hai visto? Che furba. Ragazzi, anche voi seguite. Guarda che ho sentito un rumore, eh? Senti? Oh, ah no, è il gatto. Oddio, mi sono spaventata. Il gatto è sceso dalle scale. Pensavo che era lei. Secondo me tra poco... Il balsamo è nel mio bagno. Non dobbiamo aggredirla, cioè non se la devo. Guardate il video, vedete, adesso non lo volevo fare, ma mai fare vedere. Allora, ma te do subito una penna e scrivi subito quella e lo rimettiamo subito a posto, perché sennò si accorge. Cos'è che devo scrivere? La firma? Firma. Ma io adesso vado su e questo diario glielo picchio. Vabbè, adesso arrivo, Vanessa, adesso arrivo, non ti preoccupare, sto arrivando. Arrivo. Andiamo. Sì. E poi lo metti in castigo. Ok, andiamo. Andiamo. Sì, sì. Andiamo a lavorare. Esatto, andiamo a lavorare, va? Allora, mettilo qua, diario. Poi lo prendiamo quando sarà il momento giusto. Ok? Sì. Che tu non è che hai mai preso qualche nota? No, te lo faccio sempre vedere il diario. Ah, ecco. Vale, posso entrare? Dai, amore, su. Sbirci. Cosa sta facendo? Ciao. È il suo occhio. Posso? Sì. Ti stai preparando per fare la doccia? Eh? Sì? Senti, ma lo zaino lo prepari tu stasera? Sì? Ah, ieri l'hai fatto tu lo zaino, vero? Hai fatto tutto a posto? Non hai dimenticato nulla? Sì? Era tutto ok? Ok, allora ascoltami un attimo, scusami, No, ma giusto un secondo. Ecco. Anastasia, pensaci tu. È inutile che ridi, Perché tutto il giorno che ti vedevo strana, che non mi volevi fare vedere il diario. Che cos'è questa? Che cos'è? Una nota! Una nota?
Come? Non è la nonna. Mi ha detto, cioè, mamma, sono i primi giorni, anche tu che mi mettevi tutti i disordini, tipo mi mettevi libri, allora cioè, uno. Ah, adesso è colpa mia? No, mettevi uno su. Guarda che non sono uno io, alcune volte sbaglio anche a giocare, ma poi sono i primi giorni di scuola. Appunto, c'era bisogno di nascondermi la nota, fammi capire, è una nota in cui ti dice che hai dimenticato il quaderno e il libro. Non è una nota. No, è una nota perché la devo firmare, è una nota. E chi l'avrebbe fatta la firma? Lo so, è più... Chi l'avrebbe fatta la firma? Non mi dire Vanessa che hai già firmato cose al posto mio, No. Guarda che se scopro che firmi al posto mio, cosa che non penso che tu faccia, che non arrivi a fare veramente così tanto... Allora la prossima volta ti chiedo gentilmente e anche a te che se prendete una nota, un avviso su via. Io l'ho fatto sempre vedere. Sì, ma non hai mai preso una cosa del genere. Tu Vanessa me lo devi. Vanessa, sto parlando con te. Me lo devi dire subito. Tanto cosa pensi che sono stupida? Ho visto che oggi mi volevi negare l'accesso al tuo diario, Non sono mica scema. Queste cose però mi fanno arrabbiare. Può capitare, bambine, di sbagliare. Vabbè, tu ancora sei piccola, lo zaino... A parte che tu lo zaino lo fai soltanto la domenica per il lunedì. Vanessina, può capitare di sbagliare. Ok, adesso vi lavate, si va Nanna, che domani si va a scuola. Quindi salutiamo i nostri cuccioline e cuccioline e... Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao! Buongiorno! Buongiorno bimbe a scuola! E là! Ciao amore! No! Buongiorno! Dai, andiamo a scuola? Andiamo a scuola? Ani! Ciao! Buongiorno amore! Buongiorno signorina! Ci siamo svegliate? Siamo vestite per metà? Adesso andiamo a lavarci? Buongiorno tesoro! Ciao cucciola, tu e il tuo cucciolo, ti stai coccolando con Gasper, adesso andiamo in bagno io e Ani, Vane, poi arrivi tu, va bene? Dai. Amore, stiamo andando a scuola e tu cosa vuoi dire? La poesia. La poesia, dai che oggi la devi dire alla maestra, pronta? Ed è la poesia della Q, che si scrive con la C e non con la Q di quadro, vai! Conosci la tribù dell'indiano cucù? C'è l'indiano cuore che l'accoglie e muore. C'è l'indiano cuoco che fa un bel fuoco. C'è cuoio l'indianone che fa lo stregone. C'è scuola l'indiana che... Tesse la lana. Conosci la tribù degli indiani cucù? Se la scrivi con la Q, tutta ride tutta la tribù. Bravissima, amore mio! Quindi come si scrive? Con la C. Brava amore, adesso andiamo a scuola che è molto tardi. Ciao amore, buona giornata. Buonanotte cuccioline, ciao, dove sei? Ciao amore, che c'è? Sei arrabbiata? Quindi non sei stata interrogata di niente amore? Neanche dello filastrocca? Vabbè, meglio così, abbiamo più tempo per ripassarla. Qualcuno ha fame? Cosa vuoi mangiare per merenda? Crepe. Sempre crepe? Ma non puoi scegliere una merenda diversa? Non so, frutta? No. Tu cosa vuoi? Crepe. Vabbè dai, poi oggi fa un caldo bestiale, Vane, sembri già tutta abbronzata te. E tutto bene a scuola? Carina, non è che mi piace molto che tu stia in giardino da sola, Ascoltami, preparo... Sì, e ti chiamo, però guarda che non devi uscire fuori dal cancello, d'accordo? Sì, d'accordo. Mi raccomando Anastasia, non uscire e se si avvicina una macchina, qualsiasi persona, entra subito dentro, ok? Un pochino con Gasper, 2 minuti no. Il tempo di fare la crepe, no. dai Ale, non sai che non voglio che sta da sola, è sola, no. E io non ti faccio la crepe, dai, no. Sei rientrata? Eh? Sì. Perché fa caldo fuori, vero? Vero amore? Hai fame? Ho rotto la prima crepe, quindi me la mangio io e voi aspettate. Io. Ma sei rotta. Adesso ne sto facendo altro. Piedona.
Buon appetito, signorina. Tu dovevi essere l'ultima e sei la prima? Com'è, buona? Sì? Ma si può che vi cibate solo di crepe alla Nutella in questa casa? E ho fame! Non si fa da sola, Ci devo essere io, dietro i fornelli. Perché non ve le preparate voi? Imparate a farvele. Okay. Potreste imparare a farle. Okay. Eh? Così me ne cucino 100. Certo, perché io te ne cucino di meno, vero? 5. Okay. Vuoi farlo il bagnetto dopo? Sì. Più tardi? Che ieri lo volevi fare e non abbiamo fatto in tempo? Anche tu, signorina. Capito? Mangi! Le patatine! Dopo la crepa alla Nutella! Ma la frutta l'hai mangiata a scuola? Sì, 8 volte. 8 volte cosa hai mangiato? La mela. La mela, 8 pezzi di mela, 8 spicchi. Allora sei stata bravissima. Però non devi ammazzarti di cibo, perché poi dobbiamo fare il bagnetto. E se hai lo stomaco troppo pieno, il bagnetto non si può fare. Però sai cosa possiamo fare? Prima inglese, magari. Non hai il compito di inglese. Poi devi anche leggere il libro, Tu dove stai andando? Alla ricerca di cosa? Bimbe, ma perché avete tutta questa fame quando tornate a casa? A scuola avete pranzato? Sì. Sì? Cosa c'era oggi? Pasta sugo. E l'hai mangiata tutta? Sì? E tu, Vane? Mi piaceva. Perché? Com'era? Molto salata. Aspetta, no. Molto salata. No, non l'ho mangiata tutta. Stasera li mangiamo ancora i ravioli al sugo come ieri? Sì. Ci sono, quelli che avete fatto tu e papà. Yeah, allora non mangiate troppe schifezze. Tu l'hai mangiata la mela oggi, Vanessa? Brava! 8 pezzi. Anastasia, 8 pezzi. Tu perché no? Non ho neanche preso. Ma la devi prendere. Ma no, ce l'hanno rimessa solo questi minuti. Ma non ci credo. E tu chiedigliela, maestra, io pretendo la frutta perché ne vado matta. Dove vai? La porta in faccia tua sorella. Vabbè, dai, finisci di far merenda che poi facciamo i compitini, ok, tata? Sì. Adesso si fanno i compiti. Ciao Luì, spegni. Salutiamo Sofia e Luì. Cosa c'è? Vanessa, devi studiare. Alzati. Sì, tu lo puoi fare con papà, certo. Però devi leggere il libro, Ani, Ok, cosa facciamo? Prepariamo il bagnetto? Lo fai? Dove vai? Vai a prepararlo. Posso stuzzicare due patatine? No, perché devi fare il bagnetto. Stuzzichiamo stasera a cena. Chi? Sì, adesso arrivo. Sono appena scesa. Dai, torno su. Prendi questa maglia, amore. Portamela su, per favore, che l'ho dimenticata, che ho steso, ho ritirato i panni, sto facendo altre lavatrici. Sì, sembri la Madonna di Lourdes. Ok, dai, prepariamo il bagnetto. Allora fammi vedere cosa mettiamo. Le nostre 52 paperelle, ma non tutte, vero? No. Qualcuna, ma non tutte. Poi le raccogli tu dalla vasca da bagno. Le mettiamo tutte. Poi le raccogli tu? Le sciacqui e le rimetti lì dentro? Ok, se lo fai tu puoi fare. No, adesso, aspetta, prima riempiamo l'acqua. Devi mettere il tappo. No, non si schiaccia così. Guarda che voli nella vasca. Si gira quello verso il rubinetto. E lui si chiude da solo, c'è bisogno di schiacciare. Acqua calda. Doccia a schiuma. Metti questo che è buono. Dai, sì, mettilo là. Ma che tutto? Secondo te? Basta, basta! Tu sei pazza, tu non sei normale, sei fuori. Ok, adesso possiamo andare giù. Le paperelle le mettiamo dopo? Sì, le abbiamo già viste le tue paperelle, non ti preoccupare. Ma quanto ti manca la crociera? A me Fragolina piace. Fragolina, ciao! Tutte mi piacciono, ma... Eh beh, sono tutte belle. Questa. Pensa che ne abbiamo anche regalate tante, vero? Però le ragazze non le regalavo, almeno ce l'abbiamo. Beh, ma le abbiamo recuperate di nuovo lo stesso. Le regalate ai bimbi sulla nave che non le avevano. Perché sei generosa. No, però adesso abbiamo fatto il bagnetto e non c'è l'acqua dentro. Bisogna svuotarle, Poi le svuoti tu, Va bene, amore, io vado giù a finire di fare una cosa.
e poi torniamo su e facciamo il bagnetto, va bene? Ho detto che non potevi mangiare. Vanessa, tu mi devi ascoltare. Non si può fare il bagno se si ha lo stomaco pieno, perché rischio... Vanessa, smettila, eh. Non si può fare il bagno se si ha lo stomaco pieno, perché rischi una congestione. Guarda che non ti mando i pop. Tu fai quella faccia da superiore, non mi ascoltare, e tu salti i pop e anche il saggio. Sì. Basta. Basta. Non puoi, basta! Guarda che non sto scherzando. Lo sai che si può star male se si fa il bagno con lo stomaco pieno, lo sai? Dove vai? Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? No, 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 ma tu stai scherzando veramente, mi stai prendendo in giro, dai, non esagerare, dai, su, chiudi. Devi fare il bagno, c'è tua sorella che sta già mettendo tutte le paperelle in acqua. Bevi e basta, eh. Ale, alla miseria. Direi di sì, amore, direi che è pronta. Aspetta però, voglio capire se è fredda. Oh, è perfetta, ma sei stata bravissima. Caspita, Rina. Complimenti, Ani. Va bene, adesso ti cambi, ti butti nell'acqua. Ti chiedo solo una gentilezza. A te e a tua sorella. Non bagnate per terra come l'ultima volta, d'accordo? Sì. Buon bagnetto. Ciao. Oh, hai finito? Cosa c'è? Niente. Ma mai sei già uscita? Ci hai messo pochissimo. Non stai bene? Solo quella caldissima, era bollente. Non è che perché hai mangiato? No. Ti veniva da vomitare? No, avevo mal di testa. Avevi mal di testa, era troppo calda l'acqua, ma sei ancora dentro. Vabbè. Non so, no. Mi sentivo tipo svenire. Ma era troppo calda allora, ma a me non sembrava così calda, non potevi metterti l'acqua fredda? Certo, hai perso i sensi, con l'acqua bollente ti sei indebolita. Vabbè, adesso asciughiamo i capelli e poi faccio uscire tua sorella. Vado a prendere i vestiti a Vanessa, tra due minuti torno e asciugo i capelli a te perché è già tardissimo, ok? Sì, ok. Se vuoi iniziare ad uscire esci, va bene? Ma che ti ridi? Amore, vado a tirar fuori Anastasia dal bagnetto perché è più di un'ora che è dentro, ok? Brava, amore! Sei uscita! Bravissimo! Allora vado un attimo giù e arrivo subito che ti asciugo i capelli, ok? Ascolta, guarda che Anastasia si è messa l'accappatoio, è uscita. Ti va un attimino di iniziare ad asciugarla? Che devo andare giù a mettere il ragù, eh? Arrivo subito. Ma perché è chiuso? È chiuso! Eh? E vabbè, cosa ci vuole? Prova, no? Non so cosa devo fare. Devi girare la chiave? Non va. Cosa hai fatto, Ani? Che non so, non riesco. Perché è chiuso? Ma che ne sapevo? Pensavo che tu sapevi aprirlo. Dai, Vanessa, mi stai facendo venire l'ansia, ma ci vuole così tanto ad aprire una porta? Ce la faccio io. Fallo tu. Niente, non riescono, non riescono, non riescono. Guardate che io il telefono anche scarico, papà non c'è, come devo fare? Dai, cosa ci vuole? Gira la chiave? Ah, ecco, tu perché hai chiuso? Non lo fare più, perché adesso c'è la tua sorella. Se eri da sola, cosa facevi? Ti sei spaventata? Comunque hai 9 anni e mezzo, non riesci ad aprire una... Ma se non mi richiedo di nuovo, non mi apro più. Perché? Sei arrabbiata con me? Sei sempre arrabbiata con me? Cioè, lei ti chiude in una stanza e tu ti arrabbi con me? Cioè, ci vado sempre di mezzo io, mi avete fatto venire un colpo. Vabbè, avrei provato io ad aprire con l'altra chiave. Però, bambine, fate le brave. Magari potevi fare cadere questa. Ma potevi anche sfilarla tu senza che io la facessi cadere. Vi chiudete ancora dentro la stanza? Sì, ciao. Sì, vabbè, state distruggendo una porta per niente. Amore, perché ti sei chiusa dentro? Sei spaventata? Sì?
Ma non lo farei più però, Ani. Capito? Che adesso c'ero io. Ma se io non c'ero, cosa succede? A parte che in casa da sola non puoi stare, però... Va bene, fai la brava? Dai, asciughiamo questi capelli. Boh, sei pronta anche te? Allora, promettete di non fare più stupidaggini? Soprattutto tu. Nel senso, hai voluto provare questa nuova emozione, non c'è bisogno di guardarmi male, Però la prossima volta pensa, perché se Vanessa... Ma chi è che ha aperto alla fine? Tu o tu? Io. Tu? No, io. Non tu? È vero, sono io che sono arrivata e ho aperto. Bimbe, sono stanchissima, andiamo a dormire. Oggi mi avete fatto spaventare, brave, complimenti. Mi raccomando, adesso tolgo tutte le chiavi dalle porte di questa casa. Sì, tutte. Tanto a voi non servono, non vi dovete chiudere dentro nessuna stanza. Buonanotte, cuccioline e cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Beh, ciao. Beh. Buonanotte, ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.